Voglio subito sentire Giulia Sarti, il candidato, voi avete preso ed è il primo partito tecnicamente in Sicilia con il 27%, il Presidente ha preso più voti rispetto al partito perché mi sembra che alla fine sia il 34% il vostro candidato Presidente. Sì. Perché il vostro candidato Presidente non si è congratulato col Presidente Musumeci? Ha detto se no avrei dovuto salutare anche questo ragazzo qua, questo genovese che per me è impresentabile. Cioè, è veramente questo il punto di vista di una forza come la vostra che si candida a governare il paese? Cioè non ammettere in questo caso la sconfitta alla presidenza? Ma questa è l'espressione del clientelismo più becero e schifoso di questo paese. Perché purtroppo i voti raccolti da questo ragazzo sono l'espressione del clientelismo del padre, che non è soltanto condannato in primo grado, è anche imputato per voto di scambio e indagato per riciclaggio, visto che gli hanno trovato 16 milioni di euro su un conto in Svizzera non giustificati. Allora io vorrei capire se i dipendenti della Caronte, se tutte le persone che dipendono da Genovese come politico non fossero sotto il ricatto morale di questa famiglia, che cosa avrebbero scelto? Nel momento in cui c'è una regione e uno Stato che assicura il lavoro e assicura una dignità, non ci sarà più bisogno di favoritismi di persone del genere, perché i voti, come dicevo, di questo ragazzo per noi sono l'espressione di questo, di quel clientelismo che stiamo combattendo e che stiamo cercando di portare alla luce in tutte le sue purtroppo manifestazioni. Questa ne è stata una manifestazione terribile e quindi non ci si può congratulare con chi ovviamente si è fatto scudo grazie non agli impresentabili perché il padre ha semplicemente 3 processi in corso o 3 procedimenti penali in corso, ma anche la schiera di impresentabili che hanno già delle condanne in primo grado, delle misure cautelari, delle misure di prevenzione personali. Ce ne sono una marea, una formazione da squadra di calcio. E non sono soltanto quelli che sono stati detti prima, ne aggiungo un altro. C'è un altro consigliere regionale, si chiama Giuseppe Federico, è di Agrigento. Questo faceva è un ex carabiniere, si è congedato nel 2015. Giuseppe Federico non è soltanto imputato per falsa testimonianza e falsa informazione al PM. Questo si è trovato di fronte, le accuse sono queste, si è trovato di fronte un ergastolano che era fuori dal carcere di Bibbia, evaso, con un permesso premio, non è rientrato in carcere, invece di arrestarlo l'ha lasciato andare e non ha avvertito il PM, non ha avvertito l'autorità giudiziaria. In più ha chiamato un altro delinquente, che si chiama Francesco Burgio, per avvertirlo che gli stava arrivando una perquisizione in casa. Questo soggetto qui, congedato nel 2015 dai carabinieri, oggi è consigliere regionale grazie a Musumeci. Questa è la situazione. E potrei fare altri 1000 esempi del genere. Abbiamo fatto tutta la campagna elettorale discutendo di questo argomento degli impresentabili, questo ha anche impedito tanti siciliani di poter essere informati sui programmi concreti dei singoli candidati, tuttavia è un argomento che non vi ha pagati elettoralmente, è un argomento che è stato agitato dai 5 Stelle, da Fava, ma che non ha fruttato politicamente nessun tipo di beneficio elettorale, così come non lo fu per De Luca, perché questo tema degli impresentabili venne tirato fuori durante la campagna elettorale della regionale in campagna con Alberto De Luca, il presidente eletto che aveva un procedimento penale in corso, il PD se n'è infischiato, sono andati avanti, è stato eletto ed è stato assolto. Io rimango una garantista e la collega è una collega che io stimo, è giovane, sempre presente, impegnata, ha studiato giurisprudenza, mi dispiace che abbia questo approccio proprio giustizialista, da una ragazza che ha studiato legge io mi aspetterei un po' più di prudenza. Impresentabili, scusa, no, io non ti ho interrotto, no, rispettiamoci, ti prego, perché se no non è interessante per chi ci ascolta. Una cosa, l'etica è un'altra. Allora non c'entrano i procedimenti penali, c'entra l'etica, parola sconosciuta ormai nelle compagine politiche. Se no la gente male. Con la logica, il domani candidiamo Nitto Santa Paola, vedrai che prende un pacchetto di voti enorme pure lui. Con questa logica qui, col fatto che gli elettori hanno sempre ragione, purtroppo siete poco credibili. È l'etica che deve contraddistinguere l'azione politica e la candidabilità delle persone, Raggi ha avuto gli avvisi di garanzia, l'Appendino ha avuto gli avvisi di garanzia, il sindaco Livorno ha avuto gli avvisi di garanzia, alcuni vostri parlamentari si sono dimessi dal gruppo perché avevano degli avvisi di garanzia, non è che si sono dimessi da parlamentare, stanno sempre lì. Allora,
Per cortesia, anche voi avevate una persona che aveva dei problemi con la giustizia nelle liste in Sicilia? Nessuno ha utilizzato e ha tirato fuori questi argomenti. Ognuno guardi in casa propria, la presentabilità e l'impresentabilità si valuta su altri canoni e poi ricordati che gli elettori hanno sempre ragione, non è che gli elettori di Forza Italia sono stupidi e oppressi. No, ma uno deve sapere se quello che stai votando, ma uno un cittadino deve sapere se la persona che sta votando ha la fedina penale pulita o sporca. Almeno questo si chiama etica. Stai tranquilla. Un'ultima battuta, facciamogliela fare a Genovese, che ha diritto un'ultima battuta, un'ultima veloce battuta, Gaetano, e poi dopo ritorniamo su altri temi, cioè quello di Renzi. Solo per dire che nessuno ce l'ha con questo ragazzo, no, l'avete massacrato, l'avete massacrato. L'avete massacro? Stiamo semplicemente dicendo quello che vedono tutti. Adesso con il risultato che ha avuto, fatti valere, perché sono sicura che avrei un grande successo. Io quello che sto dicendo è che se al posto di questo ragazzo ci fosse un girino ma che avesse avuto il cognome genovese, avrebbe preso gli stessi 17.000 voti, ed è questo uno scandalo. Genovese. Vabbè, poi sul suo valore nessuno lo potrà dimostrare, lo farà sicuramente. Io mi sento di ringraziare. Ha accettato Di Maio, il vostro candidato presidente del Consiglio, non ha accettato il dibattito con Renzi perché dice ormai non conta più nulla, ma in realtà chi conta oggi? Chi è il vero avversario del Movimento 5 Stelle per le prossime elezioni politiche? Vedremo. Lo vedremo di sicuro. Renzi in questo momento non gode del consenso di cui tanto si parlava, e noi vorremmo confrontarci con chi arriverà ad essere il candidato espresso dallo stesso Partito Democratico in futuro. È ovvio che in questo momento le forze di centrodestra sono quelle con cui in Sicilia ci siamo confrontati di più e con i quali vogliamo batterci per dare a questo paese una speranza diversa. Mi spiega una cosa? Sì. Ce la spieghi, anzi, però quello che non vorrei è, insomma, non è mai bello e né giusto dare per defunto politicamente parlando qualcuno. Quello che abbiamo detto è, in questo momento noi siamo in attesa, perché quando ci si presenterà veramente una persona in grado o le persone in grado di governare, fra virgolette, il Partito Democratico o il centro-sinistro, quello che verrà fuori, perché ormai non si capisce neanche più quanti correnti siano all'interno, allora noi ci confronteremo volentieri. Le faccio questa domanda, correggetemi se sbaglio, il vostro candidato presidente ha preso, mi sembra, 200.000 voti in più rispetto alla lista del Movimento 5 Stelle, mentre il presidente del PD, candidato del PD, professor Micari, ha preso 100.000 voti in meno rispetto alle sue liste. Quindi molti del PD, dicono tutti quanti i flussi elettorali, hanno votato il vostro presidente. Quindi voi raccogliete il voto a sinistra, ex PD? Possiamo raccogliere a sinistra, come tante volte anche ho visto elettori di centrodestra demoralizzati e schifati dalle politiche di Silvio Berlusconi che hanno deciso di votare Movimento 5 Stelle. Non importa, e quello che preoccupa veramente, il dato secondo me più preoccupante che abbiamo visto in Sicilia e che speriamo non si ripeterà, questo sarà lo scopo delle elezioni politiche, l'astensionismo. Cioè, per gli altri partiti, per tutti i partiti, conviene che la gente non vada a votare, perché così continueranno ad esserci appunto quei pacchetti di voti legati al clientelismo, come dicevo. Ma perché non avete raccolto i voti degli astensionisti? Se l'è chiesto? Certamente, perché probabilmente non siamo stati in grado anche noi di arrivare a tutte le persone come avremmo voluto. Quindi da qui ancora il maggiore impegno e la maggiore voglia di spiegare a tutti, soprattutto i ragazzi, soprattutto i giovani, l'idea di paese che noi abbiamo. Sul problema acque volevo solo dire una battuta. Certo. A Ragusa il nostro sindaco ha investito 6 milioni di euro per ripristinare e rifare la rete idrica e far risparmiare i ragusani. Ad Alcamo il nostro sindaco Domenico Surdi ha rifatto da zero praticamente la rete fognaria che non c'era. I nostri sindaci, dove governiamo, nei comuni in Sicilia, stanno già mettendo mano a questi problemi. Quindi ovviamente faremo opposizione in regione nel momento in cui vedremo che il Musumeci non farà la stessa cosa. Senta, onorevole Prestigiacomo, invece sulla questione di Renzi, oggi il vostro avversario per le elezioni politiche che si terranno a marzo, non a maggio, a marzo, sembra siano i 5 Stelle. Sì, lei sembra, dice che no, il PD... Sembra, in questo momento il PD, più che sull'orlo di una crisi di nervi, mi sembra proprio sprofondato all'interno di una crisi di nervi. Quello che è accaduto in Sicilia è che
il Movimento 5 Stelle vale il 26%, perché la lista ha conseguito questa percentuale di voti. Poi Cancelleri, il candidato presidente, è diventato il punto di caduta di tutta l'opposizione a Musumeci. Ah, quindi un voto utile? Beh, io direi di sì, perché poi il PD ha votato i propri candidati laddove doveva scegliere la preferenza, e poi come presidente hanno abbandonato Micari, quindi non è così. Le faccio una domanda invece ultima, abbiamo pochi secondi, mi deve rispondere telegraficamente. Siccome Silvio Berlusconi è stato dato per finito politicamente 4 volte, 5 volte, 6 volte, e mi sembra che sia ancora candidato. È comunque stato eccezionale in questa campagna. Che dice elettorale. La Sati? È così, no? Dico che purtroppo è così. Però comunque lasciamo perdere, le sto facendo domanda non su Berlusconi. Dica. Non è che è la stessa cosa. Battuta a lei. Siete un movimento di centrosinistra, ha sentito le due suggestioni, sia il professor Becchi sia però Fusaro. Tutti e due dicono la stessa cosa, anche se con declinazioni diverse. Sì, ma noi siamo il movimento dei temi. Questo è del reddito di cittadinanza, della lotta alla corruzione, della lotta alle mafie, che non sono onestà, sono temi prioritari per un paese che voglia dirsi civile e democratico. Quindi nel momento in cui determinati valori vengono ristabiliti, nel momento in cui la politica non si avvale più dei finanziamenti pubblici per restare in vita o dei finanziamenti dei privati come lobbisti o centri di potere per continuare ad esistere, ma è fatta senza tutti questi soldi e con la dimostrazione che si può fare del bene anche tagliandosi uno stipendio, perché si creano nuovi posti di lavoro e aziende, come abbiamo visto con il nostro fondo per il microcredito. Allora è questo tipo di politica che vogliamo portare avanti, perché le politiche sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista monetario, sia dal punto di vista della lotta per avere un'Europa diversa e non quella che abbiamo oggi, sono tutte cose che possono interagire benissimo con i temi legati alla lotta alla corruzione e alle mafie. Questo siamo noi. Grazie a Giulia Sarti. Gli ultimi due battute. Dire che siamo gli unici ad esserci schierati contro il fiscal compact e il pareggio di bilancio, perché non c'eravamo in Parlamento quando sono stati votati. Quindi su questo penso che la faccia discutere. Grazie a Giulia Sarti, grazie a...